Allora, come promesso, adesso ci muoviamo in un ambito che potrebbe sembrare lontano dal teatro, ma che in realtà il teatro mi ha fatto conoscere. E quindi parliamo del Museo Bagatti Valsecchi, che partendo dalla mia, proprio dalla mia conoscenza, non lo conoscevo e sono, diciamo, abito a Milano da molti anni, perché secondo me è un museo che da molti milanesi non viene tanto messo in rilievo, ma invece moltissimi stranieri vengono qua per visitarlo. Ma noi vogliamo invece metterlo e dargli la giusta attenzione, e per questo abbiamo invitato Lucia Pini, conservatore del Museo Bagatti Valsecchi. Buongiorno. Buongiorno. E proprio per parlare di questo museo, che è un museo molto particolare, io sono andata a vederlo ed è un museo che mi ha lasciato, perché è una casa museo, mi ha lasciato veramente senza parole, perché è un museo che è diventato museo nel tempo perché era la casa di due fratelli, di una famiglia importante milanese. Certo, è un luogo che nasce come una casa. Era la casa di Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, i quali creano questa straordinaria dimora alla fine dell'Ottocento per abitarvi e per raccogliere una strepitosa collezione di opere d'arte del Rinascimento che ambientano in una dimora in stile neorinascimentale. Quindi una casa con splendide collezioni d'arte ambientate in una dimora in stile. E questa casa è poi diventato un museo, perché? Come c'è stato questo passaggio a museo e quindi la possibilità di visitarlo e Certo, di condividere questi spazi? è incredibile quando si visita il museo pensare che quel luogo così sontuoso sia rimasto abitato fino al 1900, fino ad anni relativamente recenti, quindi fino al 1974. Quindi Sì, praticamente. sono stati gli eredi di Giuseppe Bagatti Valsecchi, i suoi nipoti e i suoi bisnipoti che hanno continuato ad abitare quella casa fino ad anni veramente molto recenti. Nel 1974, quello che era un figlio di Giuseppe Bagatti Valsecchi, Pasino, oramai molto anziano, si interroga sul futuro di questa casa così impegnativa e così sontuosa e decide che questo posto deve diventare un patrimonio della città, un patrimonio della collettività. E quindi, d'accordo con i figli, dona il patrimonio delle opere d'arte a una fondazione e contestualmente vende il palazzo a Regione Lombardia. E Regione Lombardia si impegna a ospitare in maniera perpetua le collezioni all'interno del palazzo originale. Quindi questo posto che nasce alla fine dell'Ottocento come dimora privata, che continua ad essere abitata dai Bagatti Valsecchi fino al 1974, nel 94 aprirà finalmente le porte al pubblico per diventare un patrimonio di tutti. Entrando in questo bellissimo palazzo, perché io più che museo lo chiamo palazzo, perché in È realtà giusto? sento molto vita dentro il palazzo, Certo. perché ci sono tantissimi angoli che ci portano dentro una vita, che è quella appunto dei due fratelli, perché ci sono diciamo così, dei piccoli gioielli che sono stati cercati, voluti dai due fratelli e poi donati, che si mescolano appunto poi alle collezioni. Quindi comunque c'è la volontà di recuperare una parte di storia anche milanese, perché i Certo. fratelli hanno, per esempio, una cosa che mi aveva molto colpito è il bagno, perché loro ripropongono qualcosa che addirittura non si rifà all'Ottocento, ma ancora più antico, ed è bellissimo da vedere, è un piccolo angolo Certo, incredibile. una delle caratteristiche davvero straordinarie di questo posto ed è una delle qualità che colpisce di più il pubblico è che intanto c'è un'atmosfera domestica molto forte, cioè ci sono opere d'arte, tutto è molto sontuoso, ma si capisce che è un luogo che nasce come casa per essere vissuto e per essere abitato. E in qualche modo lo spirito dei due fratelli è ancora lì, molto forte e molto tangibile. E in secondo luogo c'è questa strana commistione di modernità e di antico. Il bagno al quale lei faceva riferimento è un bellissimo bagno in stile neorinascimentale, che quindi ha una lussuosa vasca in marmo. Ma al tempo stesso, dal punto di vista tecnologico, era modernissimo perché la vasca in marmo nasconde in realtà una doccia ad acqua corrente.
Siamo alla fine dell'Ottocento e davvero la doccia era il non plus ultra del comfort domestico, era qualcosa di incredibilmente moderno. E questi due fratelli non erano anacronistici, cioè l'amore per il passato era un amore per il passato che si sposava molto bene con il gusto per il comfort, per le comodità, per la scoperta della scienza. Cioè è il Rinascimento quello che i due fratelli amano di Leonardo da Vinci. È il rinascimento di un grande inventore, è il rinascimento di un'epoca che segna la distanza con il Medioevo e quindi è un rinascimento che va molto d'accordo con la seconda metà dell'Ottocento, quindi con un'epoca positivista di scoperte, di progressi tecnologici e Milano era all'avanguardia in questo senso. E molti degli oggetti che ho visto visitando la casa sono anche oggetti che loro hanno cercato, trovato andando in Certo. giro, quindi è anche un loro modo di vivere, ma volendo condividere, perché comunque loro ci sono, c'è un mappamondo bellissimo dove addirittura il mondo lo vedi attraverso ciò che era a quell'epoca, quindi con proprio dei confini diversi da quelli che sono Certo. quelli attuali. Quindi c'è proprio un voler conservare, appunto, essere nel tempo in cui si è, ma non dimenticando quello che si è stati, che è un po' lo spirito anche del vostro museo È oggi. esattamente questo, cioè l'idea dei due fratelli era una grande apertura verso la modernità, ma una modernità nella quale bisognava entrare consapevoli della ricchezza del passato, con l'idea che non si può costruire una vera modernità se non si salvano le proprie radici. E il museo cerca ancora di muoversi in questa direzione. E proprio in questo solco tra modernità e diciamo, tradizione, voglio farvi vedere questa clip che prepariamo, che abbiamo scaricato, dove attraverso un'app che voi potrete scaricare al museo Bagatti Valsecchi potrete avere diciamo così, un supporto maggiore tecnologico, in questo caso, per la visita del museo. Siamo pronti? Perfetto, mandiamo il contributo. Allora, ricordiamo che l'app si può scaricare per iOS e Android, è gratuita e poi si può, se si vuole un approfondimento, anche utilizzarla a casa. Dopo aver fatto la visita della casa museo, si può comunque vedere Certo. qualche, magari qualche cosa che c'è una chicca che adesso ma svegliamo tanto senza dire troppo. C'è un piccolo gioiello che nasconde qualcosa, ma che non si può vedere, nel senso che è non è un armadio, è una specie di comò dove c'è qualcosa che racchiude, diciamo così, cioè c'è un'apertura che si può vedere appunto attraverso l'app e quindi scoprirete delle cose che appunto secondo me fanno parte anche del fatto che questa casa museo è una casa che è stata abitata e che quindi molti oggetti hanno suscitato la curiosità di chi ha voluto che fossero presenti in questa casa. Quindi è una cosa secondo me molto carina. È una casa che si può, appunto, è una casa museo, quindi si può visitare. Le visite come sono? Sono visite guidate? Adesso io ho sotto il sito che è www.museobagattivalsecchi.org dove troverete tutte le informazioni, però le visite si possono. Certo, abbiamo modalità di visite davvero le più varie. I visitatori possono arrivare per conto loro tutti i giorni, tranne il lunedì, dall'1 alle 17:45. Organizziamo anche molte aperture straordinarie serali, in maniera tale che chi lavora possa avere modo di visitare la nostra casa museo. Si possono organizzare visite guidate, ci sono molte iniziative per bambini. Esatto, perché in realtà la vostra casa museo è legata anche a moltissime iniziative. Secondo me perché
almeno questa è l'impressione che ha dato a me, volete ridare e restituire vita ad una casa, a un museo che è nato come casa, e quindi creare degli eventi che possano renderla viva e piena di iniziative che possano, possano portare chi viene a vedere non solo il museo, ma anche viverlo attraverso delle attività. Per esempio Dramatra, che è una grande diciamo così, organizzazione che porta avanti delle visite guidate diciamo così, con degli attori, anche da voi certo. portano... È un'iniziativa che è molto apprezzata dal pubblico. L'idea è quella di restituire proprio l'atmosfera della casa, quindi le guide, che sono guide che comunicano contenuti scientifici ovviamente assolutamente corretti e ineccepibili, però sono al tempo stesso degli attori. In particolare un percorso piace molto, uno dei due fratelli, Fausto Bagatti Valsecchi, accompagna i visitatori insieme alla portinaia, molto petulante e come dire, così molto, molto contenta di poter dire la sua durante il percorso. Questa è una delle modalità in cui la casa museo può essere apprezzata, ovviamente. Ci sono anche attività per bambini. Molte attività per bambini, molti laboratori. Ci tengo a dire che è un luogo che i bambini apprezzano molto, perché è facile da comprendere, è un luogo a cui è facile accostarsi, perché è una casa, quindi ha qualche cosa che i bambini riconoscono senza c'è una problemi. Familiarità, sì. Esatto, c'è una familiarità. Al tempo stesso c'è qualcosa di fiabesco, ci sono le armature, ci sono i letti a baldacchino, ma c'è anche qualcosa che io posso riconoscere, il letto dove si dorme, il tavolo dove si mangia. È vero, secondo me per un bambino è ritrovare qualcosa che conosce già, però scoprendo delle cose nuove, perché magari è diverso da quello che abitualmente certo. vede, e quindi comincia a comprendere anche che c'è una diversità e capisce anche come nasce questa diversità. Anche il concetto di storia, come dire, il passato, e lì vedi proprio una concretizzazione di come cambiano gli stili di vita, di che cosa voleva dire vivere. Ma la casa, se non mi sbaglio, accoglie anche gli studenti del piccolo teatro con delle, diciamo così, messe in scena in uno dei vostri saloni. Certo, noi abbiamo collaborazioni con alcune realtà molto prestigiose della città, e fra queste la scuola del piccolo teatro, con i quali proprio allestiamo delle rappresentazioni all'interno del salone della casa. E anche queste sono iniziative molto apprezzate, cioè ci piace, e ci tengo anche a dire che non sono luoghi enormi, cioè sono sale dove stanno 70 persone, e questo consente anche di mantenere, ecco, proprio una dimensione. Quando fai musica è musica da camera, sì, nel senso reale del termine, quando fai teatro fai un teatro da camera dove c'è un rapporto molto ravvicinato con chi recita, che dà un calore davvero speciale. E noi ricordiamo anche che in questo momento voi state portando avanti degli incontri legati al Giappone, giusto? Certo, questi incontri giapponesi nascono dall'attenzione che il museo necessariamente dedica alle arti applicate. Un luogo come il Museo Bagatti Valsecchi è un luogo dove davvero tutto il range degli oggetti d'arte è esibito, le ceramiche, i vetri, i tessuti, e quindi, come dire, è un po' una vocazione naturale. E il Giappone è uno dei paesi che, come dire, più raffinati da questo punto di vista. Da qui, e anche dalla ricorrenza dei 150 anni dei rapporti fra Italia e Giappone, è nata l'idea di proporre un ciclo di incontri. Il prossimo, giovedì 28, sarà dedicato al tema della scrittura e vedrà il maestro Bruno Riva parlare con Carmen Covito e esibirsi proprio dal vero in prove di scrittura. Poi avremo il piacere di avere una maestra della vestizione del kimono, wow, sì, meraviglioso, Tomoko Itashi, che proprio parlerà con Susanna Marino e vestirà dal vero la modella, mentre verranno illustrate le varie parti, questa le simbologie. Sì, bellissimo, cioè la scoperta di un mondo attraverso proprio qualcosa di tangibile. Che esattamente. È molto bello, questo è giovedì 5. Questo sarà giovedì 5 maggio, questo dedicato al kimono, mentre il 15 maggio ci sarà un laboratorio per bambini sull'arte, per bambini ma non solo, in realtà, per famiglie, dedicato all'origami, quindi sempre sul tema giapponese. L'idea è proprio quella che diceva, cioè quanta cultura, quante cose si possono capire di una civiltà attraverso gli oggetti. E sempre legati comunque a qualcosa che è familiare, comunque qualcosa che si usa tutti i giorni o comunque che fa parte della nostra tradizione
quotidiana, non legata a dei principi, ma proprio a qualcosa. Oggetti d'uso. Esatto, questa è una cosa bellissima e siamo quasi in chiusura, però le volevo chiedere se lei dovesse dare un consiglio e dire venite al museo per una cosa che l'ha conquistata la prima volta che l'ha visto. Lo so che è difficile per È lei perché è difficile. legata anche a. Certo, io ho delle opere preferite, ma direi che la cosa che mi ha conquistato da subito di quel posto è l'atmosfera. È un salto nel Eh tempo. sì, è È un vero. salto nel Cioè, quando tempo. si attraversa quella scalinata che poi ci accoglie all'interno della casa museo, è come abbandonare la realtà in quel momento ed entrare Certo. in un altro mondo, è Quando vero. si ritorna all'aperto, quando si ritorna fuori all'interno del quadrilatero della moda, quasi ci si meraviglia di trovare le macchine, di sentire il rumore del traffico, ti aspetteresti di ritrovare due fratelli a cavallo a spasso per le strade. Ricordiamo la via che è via. Via Gesù. Ok, ricordiamo il sito www.museobagattivalsecchi.org. Ringraziamo Benedetta Marchesi che ci ha aiutato in questo incontro e noi ringraziamo Lucia Pini che è conservatore del Museo Bagatti Valsecchi, ringraziandola per essere qua e per averci raccontato un po' della magia di questa casa museo che vi accoglierà quando vorrete. Le visite sono aperte, quindi potrete andare dal martedì alla domenica. Ci sono una serie poi di eventi legati a questo museo che secondo me vale la pena vivere perché, come vi abbiamo raccontato, c'è sempre la volontà di cercare un contatto diretto con chi questo museo lo vuole vivere. Noi invece abbiamo finito il nostro spazio, ci ritroviamo la prossima settimana, sempre con Milano Sipario, sempre il venerdì alle ore 15.